Cos'era questo posto prima? Prima una discarica a cielo aperto. E adesso? Adesso qualcosa di fantastico. Ciao ragazzi, questa è la BMX Olympic Arena di Verona. È uno sport molto particolare, ricco di spettacolo, di adrenalina, al quale io mi sono avvicinato circa una decina di anni fa, seguendo la passione di mio figlio, che è un rider e cuore per l'appunto proprio su questo impianto. Ma non è di questo che voglio parlarvi. Voglio raccontarvi ciò che c'è dietro a questa pista, la storia che è stata scritta per arrivare fino a questo punto. Oggi questo è uno degli impianti più importanti a livello internazionale nel circuito della BMX. E dietro c'è una storia fatta di passione, di sacrifici, di sogni, di speranze, di attese, di delusioni, insomma tutti gli elementi caratteristici che accompagnano ogni mio video. Ma c'è anche una questione di ripristino ambientale, una zona che è stata totalmente recuperata, perché fino al 2012 qui c'era tutta un'altra situazione. Beh, qui c'era di tutto, diciamo che non avendo la possibilità di controllare le entrate, tantissime persone entravano e scaricavano tutto quello che non potevano portare alle discariche, quindi era una discarica. E quindi cosa avete dovuto fare? Beh, innanzitutto chiedere il permesso di poter agire su questa situazione e quindi poter fare una pulizia per cominciare del posto. Una bonifica che ha richiesto tanto impegno? Ha richiesto tantissimo impegno, tante persone, tanti amici, persone del team ci hanno dato una mano e alla fine siamo riusciti a preparare un terreno per iniziare i lavori. Quando è stato concluso l'impianto? Prima manifestazione, impianto finito, settembre 2013. Chi vi ha aiutato in questa impresa, Paolo? Beh, innanzitutto devo ringraziare sicuramente l'amministrazione, il comune, l'AMIA, che ha portato via tutti questi immondizie che c'erano, che abbiamo raccolto, e all'inizio l'aiuto di un carissimo amico. È stata una passeggiata? Direi proprio di no. Perché? Perché, come tutte le imprese, perché io la definisco così, abbiamo passato dei momenti molto difficili, soprattutto all'inizio, quando non si sapeva bene come saremmo riusciti ad arrivare a terminare questo progetto. Ecco, ancora adesso non sappiamo, però abbiamo fatto tante cose che sono costate più fatica, che anche in termini economici sono costate molto, però è stata proprio la gestione dell'impianto di per sé che è stata la cosa più faticosa ed è ancora la cosa più faticosa da fare. Ma che cos'è il BMX? Come funziona questo sport? Cercherò di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. C'è un tracciato, che è questa pista, divisa in genere in quattro linee tra di loro parallele, costellate da salti ed ossi che gli atleti devono affrontare nel minor tempo possibile. Detta così sembra facile, ma affrontare a tutta velocità queste stesse linee con le insidie che vi ho descritto, gomito a gomito con altri rider, non è affatto semplice. Vengono richieste una grande tecnica, agilità, potenza, coordinamento che poi va a investire tutto il corpo, non soltanto le gambe. Però questa pista non ha quattro linee, ne ha sei. E le partenze, che vedete là in fondo, sono due. C'è quella più bassa, quella più a sinistra, dove partono le categorie più giovani, e poi la partenza supercross. Sono pochissime in Europa ad averla. E là gli atleti salgono a 8 metri e si fiondano giù tutta birra per arrivare fino alla base a una velocità che arriva a toccare anche i 50 all'ora. Poi ci sono salti che arrivano anche a 10 metri e la linea pro, che è questa più alta con i salti, come vedete quello là verde, lì si va su anche di 4 metri. Capite perché ci vuole tecnica, ci vuole preparazione e coordinamento? Arrivare ai livelli degli elite, che sono la categoria più importante, il top di gamma, diciamo così, di questo sport,
richiede anni e anni di preparazione e anche un certo pelo sullo stomaco. Eh sì. Dal 2020 questo impianto è diventato centro federale olimpico per l'Italia e centro di riferimento anche per la UEC, l'Unione Ciclistica Europea. Un cammino lento, progressivo, che si è costruito però passo dopo passo, i traguardi che poi ha raggiunto. Siamo stati riconosciuti innanzitutto perché il nostro lavoro nel mondo della federazione e nel mondo dell'Unione Ciclistica Europea è stato importante, perché abbiamo fatto manifestazioni ogni anno molto importanti e grazie all'aiuto anche della federazione stessa siamo riusciti ad avere questo impianto, di costruire questo impianto e di aggiornare ad esempio questa palestra nella quale oggi ci troviamo. È stata un grosso contributo da parte della Federazione Ciclistica Italiana per poter allenare i nostri ragazzi di punta. E non solo i nostri, ma anche quelli della nazionale stessa. Come è stato salutato questo impianto quando è nato? Diciamo che il problema più grosso era proprio far capire che questo era un impianto che poteva fare molto, perché la BMX purtroppo è uno sport che non è molto conosciuto, e lo è tuttora, e nessuno pensava che potessimo arrivare a questi livelli, alle organizzazioni di queste gare, e quindi l'ingresso è stato un po' in sordina, diciamo, anche se comunque il comune, per dire, ci ha dato la possibilità di farlo questo impianto, per cui è stata già una cosa. Erano anni che cercavamo in qualche modo di trovare uno spazio per poter costruire qualcosa di questo tipo. E alla fine, insomma, abbiamo trovato questo spazio grazie al comune. Per chi non li conoscesse, Paolo e Linda sono marito e moglie, i Fantoni. La loro squadra, il Team BMX Verona, ha realizzato questo impianto di cui è attualmente gestore, arrivando da una realtà, quella di Montorio, in cui la pista era diventata obiettivamente troppo piccola per le accresciute esigenze del club, perché erano sempre più numerosi i bambini che desideravano avvicinarsi a questo sport altamente spettacolare. Ma la necessità di avere una nuova sede, i Fantoni l'hanno fatta diventare un sogno da inseguire. E questo sogno si è concretizzato nella pista che vedete oggi, che è uno dei riferimenti più importanti per questo sport a livello nazionale, ma soprattutto europeo e forse anche oltre. Ma è un sogno che ha richiesto tempo, energie, di fronte al quale hanno scelto anche loro di correre dei rischi che probabilmente nessuno avrebbe osato scegliere di correre, soprattutto quando si parla di uno sport sicuramente secondario come questo, ben lontano dai riflettori del calcio o di altri sport più blasonati, tra virgolette. Un cammino intenso, forte, che ha comportato loro delle scelte anche non facili, a volte anche mettendo un po' a rischio l'armonia familiare. È sempre stato facile. Facile cosa? Pianificare poi i progetti, di seguire un sogno. Ma niente, assolutamente no. A casa a volte vengono fuori delle discussioni che non dico che vogliono i piatti, ma le parole di sicuro. Una pista diversa la potevamo fare sicuramente di dimensioni, ma dopo di dimensioni inferiori, ma dopo esperienze fatte all'estero ci siamo detti: ma perché non possiamo pensare di fare qualcosa di importante per raggiungere un giorno magari un mondiale di BMX? Ha tolto qualche ora di sonno questo impianto? Molte. Molte, soprattutto quando arrivavano le scadenze, che bisognava per forza trovare delle soluzioni per trovare sia delle energie economiche, ma anche quando abbiamo organizzato tutte le cose che abbiamo fatto, insomma, le settimane precedenti delle manifestazioni sono sempre delle settimane in cui si dorme poco. Perché l'avete fatto? domanda difficile. L'abbiamo fatto in un primo momento perché volevamo venire via da Montorio, perché non ci stavamo più, e abbiamo pensato che, cioè, se volevamo fare una cosa fatta bene bisognava farla in grande, e quindi
Abbiamo pensato di fare una cosa che potesse aiutare i nostri ragazzi a crescere, soprattutto quella parte, diciamo, di zona agonistica che vede un futuro olimpico o comunque di alto livello, ecco. C'era anche qualcuno della famiglia nei tuoi pensieri quando avete deciso di fare molte firme? Beh, certo. Come tutti i genitori, cioè anche noi abbiamo sempre guardato un po' anche a quello che voleva fare Giacomo, ecco. Però ovviamente la sua carriera è una carriera che, insomma, sta finendo. Non so se si può dire questo. Cosa taglielo sta roba? diciamo che l'abbiamo fatto in parte per lui, perché ormai era un atleta che cominciava ad avere una certa età, ma l'abbiamo fatto proprio per il movimento della BMX, ecco. Come ci si sente dopo tutti questi anni, Paolo, ad aver messo in piedi una cosa così partita dalle immondizie? Beh, siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi, abbiamo voglia di lavorarci sopra ancora, perché riteniamo che questo non sia un punto d'arrivo ma un punto di partenza ulteriore con un livello diverso, ma quello che ci interessa è poter dare alla nostra cittadinanza, ai nostri ragazzi, la possibilità di essere lontano dalle strade, allenarsi, avvicinarsi alle due ruote, che con questo sport, che dal mio punto di vista è l'ideale per tutti i ragazzini per cominciare a pedalare. Adesso siamo alla vigilia di due importanti appuntamenti, uno che ormai è routine, la Coppa Europa, e poi per la prima volta la Coppa del Mondo. Con quali aspettative, con quali anche problematiche ci si avvicinano due eventi del genere? Oddio, adesso mi hai fatto una domanda che sicuramente riusciremo a rispondere se è andata bene, è andata male, quando sarà finito tutto, ma avvicinarsi a questo sempre con molto entusiasmo, molta volontà, e in questo caso chi ci dà stimoli sono tutte le persone che stanno venendo da noi prima della manifestazione per provare la pista, per allenarsi, e quindi l'attività quotidiana non è limitata solamente al pomeriggio con i corsi della scuola e i corsi del team, ma anche con gli allenamenti dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, continuativi di nazionali dei paesi stranieri. Sai che quasi quasi prendo la bici e faccio anch'io dei salti, così magari insegno qualcosa ai ragazzi lì. Sì. No, beh, ma anche no, poi li umilio. Se poi sono giovani, devono crescere, magari li traumatizzo troppo forte quello lì, no. Penso quasi quasi che sì, li guarderò dalle tribune, sì, insomma, lasciamo che crescano, sì, ognuno al suo posto.